Nei libri di storia, Giovanni Federico di Sassonia occupa un ruolo importante. Principe elettore dell'imperatore nel XVI secolo e capo della Lega Smalcadica che appoggiò il fondatore del protestantesimo Martin Lutero. Ma oggi in Germania c'è un altro Giovanni Federico che impazza. È un calciatore, nato in Germania ma di origini italiane. È lui il fantasista, l'uomo in più dell'Arminia Bielefeld, che grazie alle sue giocate e alle sue 9 reti in 13 partite è al secondo posto nella Serie B tedesca ed è in piena corsa per la promozione. Vabbè, cioè mi sento uno e uno, poi italiano, poi tedesco. Io mi sono sposato la moglie italiana, i miei figli crescono italiano, con la lingua italiana e tutto, però mi sento anche in Germania a casa perché sono nato qua e penso che anche fine vita mia sto sempre in Germania. Cresciuto ad Hagen con il pallone tra i piedi, ha imparato il tedesco come lingua, ma in campo parla con la fantasia tipica dei giocatori del bel paese. Io c'ho quel stile di giocare, penso che è più italiano che tedesco, perché il tedesco è conosciuto di combattere, correre e tutto. Io so più, penso per me, quelli tra mie sono più di fantasista. Un tedesco d'Italia che a 29 anni continua a conservare nel suo cassetto due sogni. Certo, il calcio italiano l'ho sempre seguito e lo farò ancora, mi è sempre piaciuto. Da piccolo ho sempre sognato di giocare a Napoli perché mio papà è di Napoli, allora cioè, quella era naturalmente la passione più grande. E anche sul futuro delle squadre italiane in Champions League ha le idee molto chiare. Vabbè, io penso all'ultima partita si qualificano tutti e tre. Sono convinto perché hanno grande qualità tutte e tre squadre. Io con la Juve abbiamo giocato l'anno scorso, ho visto quanto è forte, anche se era ancora in preparazione, però è fortissima la Juve. Penso che il Bayern non passerà il turno contro la Juve. Lo stesso col Milan, che ha vinto a Madrid, può vincere anche a Zurigo. E l'Inter, cioè la partita in casa che penso io normale dovrebbe vincere. E sul possibile sonno di Van Gaal fa un augurio a Toni. Beh, io non so decidere che se Van Gaal rimane o non rimane, sempre decidere la società del Bayern Monaco, però lo auguro anche un po' per Toni, perché per me è un giocatore grandissimo, ha fatto senza 60 presenze, 40 gol, è un vuoto troppo, troppo forte. Ciao ragazzi! Bielefeld per Sky Sport 24, Federico Lo Giudice.